zombie apocalypse. Ciao ragazzi, ciao a tutte e a tutti, nuovo video skin care, ovvero non proprio skin care. Come faccio la mia skin care e da dove incomincio? Allora, incomincio con questa acqua micellare della Garnier, che tra l'altro è molto buona, ed è un formato a 400 ml, come voi potete vedere dal video. Mi piace ed è molto buona. Comunque niente, scusate, stavo leggendo un commento che mi era arrivato, perché prima ho pubblicato appena un video poco fa. Andatelo a vedere, perché è un vlog che chiccio mentre rifaccio il letto. Comunque niente, se vi va vedete. Vi dicevo, quindi questa a cancellare è la mia prefe, ovvero la mia preferita, non so se si era capito, però penso di sì. La uso con dei dischetti struccanti della Garnier e mi strapiace, è strabuona, non c'è che dire. Questa, vabbè, tra un po' quella manca di comprare. Questa è in viso, occhi, labbra, senza risciacquo, vabbè, tanto ormai la conoscete tutti, inoltre che ve la presento. Deterge, idrata e strucca, poi per tutti i tipi di pelle sensibili, ovviamente, per tutti i tipi di pelle no, ho sbagliato già in partenza. Per pelli sensibili, tutto in una strucca, vabbè, io faccio anche, vado anche con questa qui, latte detergente, acqua alle rose, latte detergente, pelli sensibili, perché la pelle è molto sensibile, con l'estratto di rosa antica. Ah, una cosa, per chi non piace la rosa antica, ragazze, ve la sconsiglio totalmente, perché la potreste odiare, voi la potreste, potrebbe venire, non lo so, magari voi siete allergici, non ne ho idea. Comunque vi consiglio di o cercare un dermatologo, se non vi interessano questi tipi di cose qua, o di andare su quello che sentite voi sulla vostra pelle, che vi va di più a voi, perché io non voglio mettermi a vostro rischio e pericolo che vi possa dare fastidio qualsiasi prodotto mettiate. Cioè, io vi consiglio più un consiglio sull'esperto, perché non è che non sono esperta, però secondo la mia onesta opinione questi prodotti per me mi piacciono e fanno per me. Poi ogni recensione è soggettiva, non prendete mai per oro colato quello che si vede su, ovvero su qua su YouTube, perché nulla è sempre buono e nulla fa bene sempre, quindi non date mai retta a chi vi dice questo fa per voi, questo fa per voi, no. Dovete seguire quello che vi dice il vostro cuore e la vostra mente, non fate mai a casaccio vostro. Comunque niente, vi dicevo, dopo questa perla di saggezza, che non so se sia di saggezza o meno, però io vi ho avvertito, non prendete mai cose a casaccio se non sapete se vi trovate bene o meno. Chiedete sempre il parere di un esperto, ovviamente, come giusto che sia. Viso, occhi e labbra senza risciacquo, senza profumo ipoallergenico, senza zero residui, dermatologicamente orfatologicamente testata. Ok, con questo mi ci trovo bene, quindi top. Scusate il lungo riassunto che vi ho fatto, per dirvi che semplicemente è bene rivolgersi sempre a un esperto, ma è la verità. Poi, appunto, questi sono. Allora, io se non passo dal Vichy, passo da questa crema qua, che mi sta facendo un botto e la sto anche terminando. Aspettate, ve li faccio vedere. Sto facendo confusione, ma le recensioni le faccio così comunque. Vedete che la sto terminando quasi, sono quasi gli sgoccioli. Poi, un attimo solo, anche di questa la sto quasi terminando, non ce ne sta quasi più, ma ancora ce ne vuole a finirla, vedete? Ce ne vuole a finirla, però mi piace. E questa è di, questa invece è di Vichy, è un profumo veramente delizioso e garba, delizioso, sì, ciao, come bello, delicato e molto... non so, non voglio dire garbato, delicato, solo quello, un profumo delicato e non troppo stucchevole, anzi per niente stucchevole, molto buono. Questo ce n'è 50 ml di prodotto per 12 mesi di PAO, vi sono, top. Questa era invece di sempre stessa cosa, no, aspettate,
Se no, 8 mesi. Vado bene? Sì, 8 mesi di. 8 mesi di paura, ragazze, top. Anche questa 50 ml, vedete? Già. Di vetro anche questa. Comunque 50-50, top. Tu vuoi dire che mi piacciono, mi piacciono morire. Poi si stendono bene, ragazze, questa sia questa che quell'altra. Allora, sia questa che questa. Hanno una buona texture, mi piacciono davvero tanto. Poi così coccolosa, molto coccolosa queste due creme, mi piacciono davvero tanto. Allora, l'altra mi fa sudare un casino, come devo dire, mi suda molto il viso, non so perché, boh. Ho provato a usarla in migliaia e migliaia di modi, nispa, niente. Quindi, non lo so, dovrò usarla quando non sono truccata, che o resto in casa, vado a fare una passeggiata anche senza essere truccata, non lo so, boh. Perché sudo io? Io metto questa crema, metto il trucco e sudo e mi sudo tutta. Metto questa e altrettanto. Allora quando vado a fare la passeggiata non me la devo mettere perché sudo come un maiale, ragazze. C'è poco da fare, sudo e sudo. Anche questa qua non è appiccicosa, però sudo. Boh, vabbè, sarà che sta cominciando a fare belle giornate. Comunque, in combo con quella crema lì, con questa qua, io utilizzo queste due. Allora, uno è, come dicevo, The Witch Posizione di Bellezza Caterina. Utilizzo il tonico, come prima il tonico, il latte e il detergente, che sono quasi gli sgoccioli. E questo tonocchio della testa, non mi ricordo più manco quanto. Che mal di testa mi sta venendo pure. Comunque, 200 ml di prodotto e questo idem, 200 ml di prodotto. Questo è un latte e detergente, appunto, minerale micellare. Minerale, sì, c'è scritto così, vi giuro. Latte detergente con micellare minerale, micellare, sì, viso occhi senza risciacquo, detergente strucca, idrata e dona comfort, top, perché è vero, la verità, fa il suo bel lavoro di mantiene quello che dice, è la verità, e mi piace tanto. Non brucia, per l'amor di Dio, perché non brucia. E quindi fenomenale. Ah, PS, se sentite rumori sottofondo è un cane, che abbiamo tanti cani qua a casa, quindi fanno un rumore assurdo della Madonna, ma che me ne frega, a me non me ne può fregare nemmeno, io faccio il video a prescindere. Poi questo è un tonico, lo stesso. Allora, facciamo presente, questo qua latte detergente non brucia, perché lo apro o con un dischetto struccante o con le mani, ma con le mani pulite, però igienizzate, lavate, insaponate per bene, risciacquate più volte, perché non mi fido, ragazze, a usare questo se non ho un dischetto, se non ho le mani perfettamente igienizzate. Guai, ragazze, guai. Tutte siete storte. Poi che dire, c'ho questo, vi stavo dicendo, Pure Thermal, questa acqua termale, che poi non è proprio termale ma è un tonico perfezionatore, elimina i residui di trucco e impurità per pelli sensibili, ok? Scusate, ma però ho fatto merenda, quindi mi viene una cosa dopo l'altra, un fastidio dopo l'altro. Va bene, lasciamo perdere, metterò musica per sentirsi i rumori inquietanti del mio stomaco. Sto digerendo, che ci posso fare, sto digerendo, però vabbè. Allora, rimuovi il trucco, elimina i residui del trucco, sì, è impurità, questo l'ho già detto. E quindi con l'acqua termale di Vichita è stato, e poi qua cosa c'è? Boh, perfeziona la detersione eliminando residui di trucco e le impurità. La pelle pulita e fresca, acqua termale di Vichy per pelle sensibile sotto controllo, dermatologicamente dermatologica. Ma riuscirò a leggere oggi almeno una parolina? Dermatologicamente testato, mamma mia. Ipoallergenico, senza alcol, applicare con un aiuto di un battupolo di cotone, appunto, come vi dicevo. Oggi sarà una confusione questo video, non vi dico. E poi senza alcol, applicare con un aiuto di un battupolo di cotone, appunto. Non risciacquare, infatti questo non lo risciacquo mai, ragazze,
perché questo maglio tutto che è una cosa perfetta, bellissima, troppo top, troppo veramente top, topissimo. Profumazione non so per niente d'alcol, ma mi sembra di sì, ma non importa, dice senza alcol, un po' di alcol io ce lo vedo sinceramente. Poi non mi dite come è davvero, perché Caterì, The Witch, visione di bellezza, posizione di bellezza, se vuol dire che qua non c'è alcol o ce n'è, per me glielo vedo, poi non lo so. Comunque sì, ci sento un po' di alcol, non so perché. Poi, non abbiamo ancora finito. Questo io lo utilizzo quando mi voglio fare doppia detersione, che poi secondo me questa doppia detersione, questa doppia detersione è una cosa che va di moda, però io vabbè, la rifaccio anche per sentirmi bella pulita e bella risucchiata la pelle dal sporco. Cosa vuol dire? Che mi sento, voglio sentire la pelle bella pulita, bella detersa, igienizzata, come il mio viso, le mie mani, tutto ciò che riguarda insomma la cura del proprio corpo. Allora, questa qua detterge, idrata la pelle, formula ipoallergenica, anti arrossamenti, ed è vero, non mi lascia per niente arrossata, quindi straordinariamente buona, top. Che dire, ve la consiglio se solo se vi va, se non amate la rosa, no. Se invece vi piace la rosa e volete sentire l'odore del rosa nel vostro viso, e soprattutto sul vostro naso, nelle vostre narici, vabbè, allora potete andare sul sicuro. Se no, non lo so, ragazze. Vedete, voi chiedete anche il parere, come vi ho detto prima, il parere di un esperto, perché lo so che non c'entra niente quello che dico, però ve lo dico per voi, non voglio, alzo le mani, metto le mani avanti, che non mi dite, ah ma questa è colpa tua, se ho avuto questo o quell'altro, no. Comprate solo cose che vi sentiate solamente sicure o sicuri. Non voglio che poi venite sotto i commenti a dire io ho comprato questo prodotto grazie a te e mi sono trovata di cacca. Ma io vi ho avvertito, comprate cose solo al sopra di un esperto. Io non è che sono esperta, faccio recensioni per dirvi la mia personale, come mi ci sono trovata io, ma non è che voi dovete, ribadisco il concetto, comprare solo perché ve l'ho detto io vi ho fatto la mia opinione, poi siete liberi di fare quello che volete, basta che però non venite sotto i commenti a dirmi ma perché me l'hai fatto comprare. Io non vi ho fatto comprare niente, io vi ho solamente detto come mi ci trovo, null'altro, stop. Ve lo dico perché mi fa piacere informarmi delle mie situazioni inerente a come mi ci trovo con i prodotti, altro niente, vi ho detto tutto lì, vi ho fatto solo la mia piena opinione ed esperienza su un prodotto. Lo so che l'avete capito, ma perché magari mi dice ma perché mi hai fatto comprare questo, ti ho avvertito, vai a informarti da un esperto, tutto lì, o da un'esperta, non lo so, dipende da chi vuoi andare. Comunque non dipende da chi vuoi andare, ahimè, aiuto, vabbè, sì, avete capito, andate per esempio da chi si intende di skin care, di queste cose qua per la cura del viso della persona, tutto lì. Comunque questo mi è piaciuto, questa modalità d'uso applicare sul viso e occhi e collo anche, perché anche il collo non va tralasciato, sappiate, ma va collo, décolleté, con le dita e con un batuffolino di cottone, ok, rimuovere utilizzando utilizzando cotone o acqua pulita, sì, sul cotone o acqua pulita. Per risultare ottimali, utilizzare anche il tonico e la crema viso acqua alle rose. Vabbè, io utilizzo la crema e ciao, buona lì. Ma il tonico non l'ho comprato perché, ragazze, se no mi partono 100 euro e non mi va. Li potrei anche comprare, ma non compro tutto in un giorno, ragazze. Compro una cosa alla volta e buonanotte lì. Comunque, mi è piaciuto. A chi le interessa, ve lo consiglio, ma ovviamente ascoltate bene quello che vi ho detto all'inizio, perché poi non voglio che mi venite sotto i commenti a dirmi che io ho sbagliato a dire queste cose. Per favore, ascoltate veramente il parere di un'esperta, che ho dermatologa, quello che volete voi, il dottore di base, non lo so, chi volete voi. Poi cos'altro,
cosa da far mostrare? Questo qua, che ho ancora da recensirvi, ovvero da dirvi la verità. Scrub, molto buono, efficace, e scrubba molto delicatamente, non è per niente pesante, non ti fa la, insomma, non ti scalta pietra, come si può dire, non ti scalta, vabbè, insomma, non ti graffia la pelle, in poche parole. In poche parole, sì, poi con scorza d'arancia, granuli di pomice, con estratti di fior di ciliegio giapponese e foglie di papaya, di tensione profonda e delicata, dermatologicamente testato. Questo l'ho preso, ragazzi miei, mi fior di magnolia all'Eurospin, quindi top. Mi sta piacendo un casino. 150 grammi, sì. 150 ml di prodotto, che grammi, che sto a dire. Comunque, 12 mesi di Pau, top, allucinante. Ancora sono qua, vedete dove sono. Non l'ho iniziato del tutto, però lo devo iniziare. L'altro non so, ve l'ho messo, forse, ah sì, l'altro l'ho finito, quindi ciao. Non lo vedrete nei prodotti finiti, perché mi sono dimenticata di recensirvelo, però ve lo recensisco qua e vi dico che sia su tutto il resto del corpo, perché lo uso anche sul corpo, non solo sul viso. Non ho voglia di prendere altri prodotti per il corpo, quindi prendo questo e mi trovo non bene, di più benissimo. Ma anche qui vi dico la stessa cosa, come per quest'altro prodotto, Nivea Clean Deeper Gel Scrub quotidiano, combatte e previene le imperfezioni, leviga, antibatterico, sì, senza microplastiche. E vabbè, questo vi dicevo, questo qua è molto buono. Scrava molto bene il viso, ma ne uso una piccola quantità, una noce così quanto il mio dito, questo qua, sì. Mi scrava bene il viso, io allora inumidisco per bene tutto il viso, poi applico bene bene questo, una noce o anche due, quello che volete voi, basta che però mi ascoltate quando vi ho detto quella cosa lì all'inizio del video, e senza microplastiche, e vabbè, questo si sa, vabbè, importante. E combatte e previene le imperfezioni. Allora, qui combatte e previene le imperfezioni è una parolona, perché io ancora non ho visto nessun risultato. Sarà buono tutto quello che volete, però vi dico la verità, preferisco un prodotto che mi dà un po' di, vabbè, sì, lo so, questo è più delicato ed è vero, ma questo ha dei granuli che, per carità di Dio, mi piace, ma preferisco questo qua di fior di magnolia a questo, perché questo ci sto un anno intero prima che vadano via tutti i granuli dello scrub, quindi non è bocciato, ma lo devo riprovare finché non mi stufo, perché se deve scartavetrarmi la faccia, anche no, lo uso per i piedi, faccio prima già. Quindi bocciato, non bocciato, però mi aspettavo quanto questo qua della Eurospin, però è vero che se io scelgo una cosa per fare più una cosa meccanica, come si può dire, una cosa del genere, cosa vuol dire? Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che se devo fare uno scrub, anzi applicare uno scrub che mi aziona in maniera troppo aggressiva, già parto che sia colpa mia, perché anche lì ho preso una cosa che sembrava delicato quanto quello dell'Eurospin, e in realtà nisba, non è delicato per niente, quindi lo utilizzerò per i piedi alla fine, perché per la faccia no, non ci siamo per niente, ragazze, non mi ha fatto impazzire, dai, quanti ce n'è di cose, 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, no, per carità, ragazze, questo se lo vedete provatelo, ma anche lì ascoltate chi si intende di queste robe, non perché io non me ne intendo, però ho preso un prodotto per errore, che per carità, anche no, ma questo è approvatissimo da me, mi è piaciuto un botto. Bene ragazze, sono rimasta fino a 19 minuti di video, anche qui,
E se sto video vi è piaciuto, adesso tra poco vado a mettere tutti questi prodottini che vi ho fatto vedere, recensito e anche detto la mia onesta opinione, sì che si può chiamare onesta opinione, non lo so, però spero che tuttavia di avervi fatto compagnia con questo video e anche perché no, di avervi rilassato e che ne so, magari avete preso un caffè o anche un tè, una camomilla, che ne so, quello che volete voi, o se stavate di fronte alla televisione, non lo so, ragazze mie, o anche perché no, se siete di fronte, che ne so, in un bar, dove vi pare a voi, basta che però vi abbia fatto compagnia, e se non fosse così, alla buon'ora, vi aspetto in un altro video più corto. Quindi, se vi ricordo, metterò il link del prossimo video, che sarà qua sotto, cioè scusate ma ogni volta c'ho questa cosa qua che mi dà fastidio. Allora, sì, altri commenti arrivano, dopo vi leggo, tranquille. Sì, c'è il signorzo, ecco perché signorzo, o non lo so cosa sia, meglio non lo dico perché su YouTube altrimenti rischio di essere volgare e questo non mi interessa di stare volgare. Comunque, a parte gli scherzi della maleducata che sono di ogni tanto, perdonatemi per la deficienza che sono, per la deficienza che sono io, o deficienza deficiente, ma per dettagli. Allora, benvenute le deficienti, va bene, comment, no comment, parlo di me ovviamente, non parlo di altro nessuno, alto le mani. Allora, dunque, io vi saluto, adesso non metto né like né nulla di nulla, nel senso che non vi dico di mettere né like né commento, fate tutto a vostro piacimento, basta che non insultate sotto i miei video, perché se no, cosa? Mi cancello tutto lì e vi blocco, perché da qui in avanti mi tocca fare così se qualcuno comincia a rompere le balls. Ne ho visto parecchi di canali dove sono stati insultati e umiliati, a me questa cosa non mi va. Comunque, vado alle ciance, ciance le bande, ci vediamo al prossimo video, non lo so, video vlog, che riccio, quello che è, o video anche sulle mie palette, o tag, si vedrà, metto tutto appunto il link del video che vi metterò dopo di questo. Ciao, ciao ragazzi, a presto, un bacio.